Fatto, prego. Grazie, deputato Presidente. Io intervengo per segnalare a lei ed ai colleghi e alle colleghe deputati un fatto molto grave che si è verificato nel nostro Paese. Abbiamo sentito qualche giorno fa che l'amministratore delegato di Fiat ha abbandonato Confindustria. La verità è che Marchionne vuole abbandonare non Confindustria, ma l'Italia ed è gravissimo. Ma è ancora più grave il modello che questo amministratore delegato di Fiat ha dell'industria, la concezione di come si debba operare in Italia, di come bisogna fare industria, cioè a mani libere ed è ancora più grave apprendere che l'amministratore delegato di Fiat, Marchionne Sergio, nato a Chieti il 17 giugno 1952, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, in capo a Marchionne si dispone che venga iscritto nel registro degli indagati. La Quindi prego di è concludere. indagato per gli articoli 110, 368 e 629 del codice penale, cioè è indagato per estorsione. L'amministratore delegato di Fiat in Italia è indagato per estorsione, è indagato per calunnia e poi perché ha commesso questi reati Grazie. in concorso con altre persone ai sensi dell'articolo 110. È Grazie. gravissimo che la nostra industria italiana e in questo paese ci siano operatori industriali che si muovono in tal Grazie senso, che onorevole facciano gli Barbato. estorsori. Grazie onorevole, l'ultimo intervento, onorevole Farina, Renato.